Dopo Fano tocca Piobbico. Il borgo alle pendici del Nerone diventa capitale della cultura per una settimana dall'11 al 17 marzo, mettendosi in scia al progetto 50x50 Capitale al Quadrato che continua ad esaltare bellezze e identità dei 50 comuni provinciali. Stanno nascendo delle settimane veramente magiche perché le comunità, le amministrazioni, le realtà culturali stanno aderendo con grande entusiasmo e riportano veramente un viaggio inedito probabilmente, soprattutto con questa densità di appuntamenti. Ora siamo arrivati alla settimana di Piobbico che ha predisposto molti appuntamenti, molte iniziative all'insegna, insomma, sotto l'ombrello l'idea del Rinascimento, che è un tratto distintivo dell'architettura, dell'arte e anche della cultura di Piobbico e della zona circostante, ma soprattutto ha raccolto anche molte sfide. La prima sfida che abbiamo lanciato è quella di essere da uno dei punti principali, nevralgici dell'area del Cratere Nerone, che è un punto di dialogo culturale con la vicina Umbria, e ha raccolto la sfida dell'enogastronomia, del trekking, delle visite guidate che sono molto cresciute negli ultimi tempi grazie anche, diciamo, a una ritornata tendenza a vivere il paesaggio, la cultura all'aria aperta, attraverso la musica, coinvolgendo anche il Conservatorio Orsini di Pesaro, ci fa molto piacere, attraverso il teatro, con diversi momenti legati in particolar modo al teatro contemporaneo e soprattutto mettendo in evidenza quelle che sono le bellezze del proprio territorio, in coinvolgimento con un vero e proprio patrimonio che è l'Istituto Alberghiero di Piobbico. Abbiamo cercato di sviluppare quelle che sono le nostre caratteristiche. Siamo partiti da quello che rappresenta la storia del paese, che è il Palazzo Brancaleoni, fino a coinvolgere il territorio, che sono le montagne, perché noi siamo all'interno di due montagne, una di 1500, Monte Nerone, e Monte Montiego di 1000, quindi tutto il nostro programma è stato basato sulla cultura, sull'enogastronomia, perché abbiamo anche un istituto alberghiero, quindi abbiamo cercato dentro il palazzo di creare degli eventi, facciamo anche delle serate di teatro, facciamo anche una presentazione di un libro e poi abbiamo coinvolto tramite dei professionisti delle situazioni di trekking per far conoscere un po' quelle che sono anche le peculiarità del territorio. Sfrutteremo anche questo evento per in qualche maniera coinvolgere questi ragazzi, col FAI gli faremo fare dei ciceroni partendo in un percorso che riscoprirà i borghi e i mestieri storici del paese e quindi, ecco, mettendo insieme tutte queste cose avremo anche la fortuna di avere il Conservatorio Rossini che farà una serata al Palazzo Brancaleoni. Ecco, quindi abbiamo cercato di partire da quelle che sono le nostre caratteristiche e crearci intorno tutti questi eventi collegati sempre logicamente alla cultura.